Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale YouTube Chef Tourist. Oggi vorrò fare una ricetta molto cara a me che mi fa ritornare indietro nell'infanzia, nella mia infanzia. Allora, faremo oggi un tipico sugo delle mie parti che viene fatto con del fungo galletto, non è la gallinella, questi sono i galletti che in italiano si possono chiamare pure finferli. Però questa è la razza che è di questo periodo. Poi gli ultimi saranno più piccoli. Questa per me, per farla col sugo, con la carne, sono i più saporiti questi qua. Poi, per la ricetta, useremo del fungo galletto, della salsiccia piccante e delle polpettine fatte piccole come le facevano le nostre mamme, che si prendevano il tempo e la dedica a farle piccoline, no? Le pallottoline di carne, però questo è un impasto particolare che è fatto con tre tagli di carne, pancia, stinco e spalla di suino adulto, che poi viene impastato con della mollica del pane raffermo spugnato, del pecorino e del pepe nero, basta, senza prezzemolo, senza aglio, senza niente. Così. Poi useremo noi per la ricetta completa del sugo di pomodoro che io l'ho cucinato, però voi potete dire: ma se ce l'ho fresco la salsa, metto la fresca. Sì, però non viene come deve venire. Io vi dico a tempo perso quando volete realizzare questa ricetta di cucinarvi per mezz'ora, non di più, anche 20 minuti è sufficiente, del 50% di passata, 50% di pelato e 50% di pomodori maturi che siamo in stagione, fresco, mezza cipolla bella e un mazzettino di basilico fresco alla fine e frullate il tutto o setacciate con la manualmente. Basta. Io andrò avanti a spiegarvi la ricetta. In mezz'ora il sugo è pronto. E prima di tutto andrò a prendere uno spicchio di aglio e lo tagliamo così a fettine. Lo mettiamo senza grassi giù nella pentola. Prendiamo un peperoncino e tagliamo tre pezzetti così. Andrò a prendere solo lo stelo. Il prezzemolo e lo andrò a tagliare grossolano e lo andrò a mettere giù. Andrò a mettere più o meno un 20 grammi di olio, prenderò la salsiccia. La ricetta poi esatta la troverete nella mia bacheca, dove potete condividere la mia pagina o iscrivervi sul mio canale o mettere semplicemente un like. Tagliamo di questa dimensione i tocchetti di salsiccia. Queste dimensioni. Ora lasciamo sfriggere per un paio di secondi. Come si dora un po' l'aglio, andiamo a mettere la nostra salsiccia. Ok, stiamo attenti a non bruciare l'aglio e andiamo a mettere giù tutti i nostri tocchetti di salsiccia. E la lasciamo così che sfrigga per un paio di secondi. Nel frattempo andiamo a prendere i nostri funghi. Così con le dita.
grossolane. Non è difficile. Mi raccomando che sia ben lavato questo fungo, perché questo fungo purtroppo cresce nella... contiene molta sabbia e cresce dove ci sono le felci, eh? Ci sono molte sporcizie. Ok, la salsiccia non deve cucinare più di tanto. Dopo che è arrivata più o meno dopo un minuto, la andiamo a sfumare con 100 ml di vino bianco secco, abbondante vino, e ora lasciamo, non c'è più il rischio che l'aglio si bruci. La copriamo con questo coperchio. E lasciamo aperta così, l'alcol evapora e il vino asciughi. Ritorniamo a tagliare i funghi. Ora con un filino d'olio, è una padella preanzi riscaldata, ma un filino d'olio. Andiamo a sfriggere a rosolare le nostre polpettine. Mamma che profumo! Andiamo proprio a farle racchiudere. Qui sta andando. Ok, adesso dopo averle belle rosolate, non devono essere 100% cotte, eh? L'importante è che si sente, come avete visto, non le abbiamo arrostite, le abbiamo in una padella a doppio fondo, bella calda, per 2 minuti, che sia bella calda calda, rovente, un filino d'olio, proprio una lacrima, e loro diventano così, stile arrostito. Non fritti, arrostito, sono eccellenti per i sughi. Dopodiché ce li lasciamo da parte, che questi li utilizzeremo, li metteremo nel sugo, però che non si indura la polpettina, che rimana bella tenera. Cioè, li dobbiamo mettere quasi al 5 minuti prima che il sugo sia pronto. Ok, ora con la nostra padella bella calda, un altro filino d'olio, ma un filino. Lasciamo che si riscaldi ancora per bene e andremo a dare ulteriore gusto ai nostri funghi. Li andiamo a salare a nostro gusto. Ok, qui l'acqua, il vino si è asciugato. Andiamo a mettere il nostro sugo di pomodoro. Questa preparazione che sto facendo io è per 8 più. Poi la ricetta precisa la troverete nella mia bacheca, potete farlo anche. Questi sono sughi individuali, non vale la pena fare un macello per 2 persone, dovete essere un gruppo per realizzare questo. Poi se avete la santa pazienza di farlo anche per 2, ben venga. Ora prendiamo la metà prezzemolo. La metà lo andremo a tritare.
non serve tanto fine, basta così, grossolano, e lo andremo ad adagiare qui nei nostri funghi. Come vedete la rosolatura è fuori uscita, l'acqua va benissimo. Quando si arriva a questo livello, che sono diventati la metà, vedete, incomincia ad uscire fuori l'acqua, il succo dei funghi, no? Che si è bello. Adesso è come la carne questo funghi, stupendo, veramente. Ora andremo a fare questo. Lo aggiungeremo qui. Ora a temperatura media. Lo faremo finire di cucinare in questo bel sugo. Adesso, siccome il nostro sugo è 25 minuti cotto, il nostro pomodoro, questo sugo dovrà cucinare altri 20-25 minuti. La densità la dovete calcolare voi. 5 minuti prima che il sugo è pronto, andremo ad aggiungere le polpettine. Noi ci vediamo qui esattamente fra 20 minuti. Ok, il nostro sugo è quasi bello e pronto. Io l'ho assaggiato, un sapore pazzesco. Ora andremo a salare la nostra acqua. A nostro piacimento il sale. E andremo a buttare giù la pasta. In questo caso io faccio orecchiette, però se avete una pasta fatta in casa, eccellente per questi sughi, eh? Ok, andremo a terminare pari passo cottura di pasta, della pasta. Andremo a mettere le nostre favolose polpettine, che la metà tra mia moglie e tra mia figlia se l'hanno pappate. Ok. Lo facciamo restringere per altri 5 minuti e il gioco è fatto. Ci vedremo dopo. Ok, il nostro sugo è pronto. La nostra pasta pure. Ora andremo a togliere i nostri salciccioli. E useremo l'intingolo rimanente per condire le nostre orecchiette. Ok, la togliamo in santa pace fino alla fine, no? Ok, ne abbiamo tolte le salsicce, le apriamo. Ora andiamo a togliere la nostra pasta e la mettiamo in un tegame. La togliamo sempre un minuto prima ed è la fine la pasta. Anche se qui non deve risottare, però un minuto prima è sempre meglio. Uno, due, dipende voi come gradite la cottura della pasta. A me piace, deve essere bella al dente. Ok. Ok, abbiamo tolto la pasta, ora andiamo a condire. Lasciamola bella asciugare qui nel tegame. Ok. E andiamo a condirla. Il nostro strepitoso sugo, galletti, polpette e salsiccia. Andiamo a girare per bene e ora lo lasciamo il minuto che l'abbiamo tolta prima, la lasciamo qui così che si asciughi, che diventa bella amalgamata
la pasta intatiana. Mettiamo l'ultimo rimanente prezzemolo che abbiamo tritato. Ok, l'abbiamo fatto asciugare per bene. Possiamo spengere la nostra temperatura. Ora con un po' di olio piccante andiamo solamente non a renderla piccante, ma a dare quel tic della nostra provenienza. È terra, pecorino e vaccino. Mettiamo abbondante. Se qualcuno dovrebbe disturbare, non lo mettiamo. Giriamo. La nostra pasta è realizzata. Do una pulitina e vi farò vedere l'impiattamento. Ok, ora andremo ad impiattare, semplicissimo, in una pirofola dove poi ci si può fare condivisione, no? Andiamo con la pasta. Tranquillamente così. A ricoprire col sugo. La nostra salsiccia che abbiamo mantenuto al caldo. Questa è la mia pasta con galletti, polpettine di maiale fatti con spalla, stinco e pancia di suino adulto e salsicce, tocchetti di salsiccia piccante. Se il video vi è piaciuto, condividetelo o iscrivetevi sulla mia pagina YouTube Chef Tourist. E ora non mi resta che chiamare il mio assaggiatore. Vieni, Giosuè. Chef Turis, un bacio. È buonissimo. Iscrivetevi al canale e mettete like. Ciao.